E io credo che dai nostri vicini e in generale dai paesi che con noi condividono il progetto dell'Unione Europea, noi abbiamo il diritto di pretendere solidarietà. Non accettiamo lezioni, tantomeno possiamo accettare parole improbabili e minacciose come quelle che abbiamo ascoltato alcuni giorni fa da nostri vicini, ma serenamente ci limitiamo a dire che noi facciamo il nostro dovere e pretendiamo che l'Europa intera faccia il suo dovere a fianco dell'Italia invece di dare improbabili lezioni al nostro Paese.